Gabriele, ormai sei un super esperto, oltre che conduttore di Eurovision, perché anche Mara ha detto "Ma c'è Gabriele, quindi vado sereno", lo dicono tutti. No, non sono un super esperto, sono un super amante di questa manifestazione. È una manifestazione che secondo me se ti entra nel cuore non ne esce più, perché è tante cose, è una festa sicuramente, è un modo per esprimere chi sei. È una manifestazione inclusiva, c'è spazio veramente per tutti e quindi come fai a non amarla? Io insomma, io sono ormai diciamo un uomo di 50 anni, non è che sono un ragazzo di primo pelo, però dei figli di 20 e di 17 anni che hanno sempre guardato l'Eurovision, mi hanno tirato un po' dentro loro e quindi la cosa bella è questa qui, è il fatto di condividere qualche cosa con una generazione differente dalla mia, che ha tante cose da insegnarci. E secondo me l'Eurovision adesso, al di là del fatto del fenomeno di costume, va guardato con questi occhi. E gli occhi sono: ti puoi vestire come ti pare, puoi ascoltare la musica che ti pare, puoi amare chi ti pare, qui nessuno ti giudicherà mai. Questa è l'Eurovision, per me. Dal punto di vista proprio televisivo, tu hai avuto modo appunto di vedere l'Eurovision di Rotterdam, quello di Torino e quest'anno. Quest'anno qualche difficoltà in più proprio dal punto di vista tecnico, come l'avete vissuta in diretta? Guarda, io sono un po' un precisetti, quindi diciamo che ho cercato di essere professionale e quindi di andare avanti la diretta, però devo dire che un po' di sfighe tecniche, diciamo tecnicamente proprio si chiamano così, ci sono state. La cosa mi stupisce un po', se devo essere onesto, perché dell'Eurovision, ecco, questo abbiamo sempre detto che è una macchina rodata e perfetta. Forse, secondo me, qualche cosa è stato un po' sottostimato e devo dire che anche le critiche che erano state fatte a Torino in alcuni casi sono assolutamente generose, visto quello che ci è capitato insomma in questa settimana. Tutto risolvibile, per carità, non è che stiamo facendo, diciamo, stiamo lavorando in condizioni impossibili, però credo che anche voi come giornalisti qualcosina avete visto che poteva essere, diciamo, sistemato meglio. Poi si può sempre fare meglio in qualsiasi occasione, però anche, diciamo, forse, diciamo, insomma, la messa in scena poi è interessante, però ricordiamo le critiche che hanno coinvolto Torino e il famoso palco di Torino. Adesso non voglio fare forza quello con il tricolore in mano, però il sole rotante. Vabbè. Siete capitati nella settimana televisivamente più spericolata dell'anno. Gli ascolti sono andati bene, però è una follia, dai. Questo però sai che cosa puoi farci, perché come sai l'Eurovision è assolutamente, come dire, preventivamente sistemato, diciamo insomma con quasi un anno di anticipo. Io ti posso dire che cosa ho fatto io, avendo Don't Forget sul canale 9, ho spostato la settimana finale la settimana prossima. Ho detto: ragazzi, la finale di Don't Forget non può andare in concomitanza, abbiamo fatto una settimana di repliche per evitare la sovrapposizione. Laddove siamo potuti intervenire con Discovery l'abbiamo fatto. Effettivamente andare contro due partite in chiaro è stato un bel... però i risultati sono veramente commoventi. Sai che c'è stato il 17% di pubblico femminile? È tantissimo, ragazzi, è tantissimo. Beh, decisamente sì, da questo punto di vista televisivamente dobbiamo assolutamente notare quello che è successo. Ma tu da radiofonico, lo scorso anno per esempio Rosaline ha sorpreso perché è stata una delle canzoni in assoluto più passate dalle radio di tutto il mondo, tra l'altro arrivando anche al numero uno in Europa. Da radiofonico qual è secondo te la canzone che quest'anno può stupire? Allora, se io credo che, come dicevamo prima, è un buffet musicale con tanti piatti l'Eurovision. Credo che c'è, che so, il piatto, io faccio dei paragoni, spero che non siano ingenerosi, lo dico con grande rispetto, c'è il piatto Psy, Gangnam Style, diciamo, che potrebbe essere Cha 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 di Caria, che potrebbe diventare, come dire, un tormentone globale. C'è Electric, che comunque è un pezzo, secondo me, politicamente molto importante, molto interessante. E poi ci sono tante cose, c'è il Belgio, ragazzi, che è un pezzo veramente molto bello, e anche quello dell'Ucraina non è, insomma, non è male. Non parliamo di Mengoni perché già, insomma, come dire, da un punto di vista radiofonico sta passando in continuazione, quindi mi sembra che ci siano veramente tanti elementi. Infatti credo che mai come quest'anno il verdetto sia tutto da scrivere. Allora, io vado in onda domani, quindi dico oggi, e quindi dico stasera ci sarà anche Mahmood. Questa cosa fa capire che Eurovision serve per diventare davvero star globali? Sì, secondo me sì. C'è Mahmood, c'è Sam Ryder, c'è Andrew Lloyd Webber per cominciare, c'è l'ho anticipato oggi proprio a TV Talk, c'è l'apertura, l'avete vista credo voi la prova, l'apertura, guarda, non riesco a parlarne senza non emozionarmi, sì. È un messaggio, una potenza visiva, musicale, l'ho detto anche in cronaca. La musica non può fermare la guerra, ma nessuna guerra è stata combattuta in nome della musica, ragazzi. Questo è un messaggio che arriva in più di 150 milioni di case. È veramente una cosa che, come dire, ha una valenza e un'importanza strepitosa. Io credo che
è una cosa che va vista e che appunto è che va condivisa anche in maniera, come dire, così un po' cialtrona come facciamo con Sanremo, commentandola così, scherzando, però c'è tanto. Dicevi che appunto secondo te non è scritto il verdetto, ma al momento Lorin, super favorita per i bookmakers, è l'unica canzone dell'Eurovision che è nella top 200 mondiale di Spotify. Sì, no, anzi, no, mi correggo, Lorin ha già vinto, quindi non sto gufando. È ovvio che abbia già vinto, le facciamo i complimenti, complimenti, settima vittoria per la Svezia che raggiunge l'Irlanda, quindi complimenti per questo record. Chissà dove andremo l'anno prossimo, siamo tutti curiosi di sapere, quindi complimenti a Lorin che ha già vinto. Lo ribadiamo, quindi vabbè, può capitare, vabbè, quindi questo, ma no, non sto, no, non sto, per carità, no, complimenti a Lorin, andiamo a Svezia, Lorin non Svezia. Non siamo scaramantici. No, figurati, no. Oh, c'è anche la nostra Alessandra Mele, ragazzi, cioè, c'è tanta Italia, e posso dire che mi dispiace veramente tanto di non vedere i Pick & Jacks domani sul palco, e secondo me lo strameritavano davvero, al di là dei gusti musicali, però veramente... Secondo me è un'esclusione che è un po' grida vendetta, se posso permettermi. Sono d'accordo. Ti chiedo una mia ultima cosa. Nella valigia, come souvenir, cosa ti porti, fisico e umano, di questa Liverpool? Allora, fisico, oggi è arrivata mia moglie con una valigia vuota, perché essendo la città dei Beatles, e loro lo sanno, guarda, dov'è? C'è Andrea Boyle, che è uno degli autori, che mi ha tolto fisicamente la carta di credito. Perché io, se non trovate le magliette qui al negozio, le ho comprate tutte io, e poi capirai, c'è il museo dei Beatles, c'è Strawberry Field, quindi mi sono portato, cioè, ho speso un capitale, sono andato sotto, diciamo, insomma, non sto mangiando, così almeno diciamo che la diaria la uso per tornare a casa. Umanamente, tante lacrime trattenute che secondo me libererò, diciamo, a mezzanotte e mezza quando finirà, perché a parte la stanchezza, ma il numero di Sam Ryder che balla con i ballerini disabili, cioè, io trovo che questa manifestazione ha questa capacità di unire il pop con il profondo, che è lo spirito con il quale sono nate le Iene, dal mondo dal quale io vengo. Cioè, noi le Iene, la disabilità la trattavamo così, cioè non dicevamo poverini, poverini. Cioè, tu vedevi dei grandi artisti ballare su un palco, come parlare di guerra. Cioè, il video nella metropolitana di Kiev con la metropolitana che trema. Ragazzi, cioè, se non vi commuovete siete proprio, cioè, avete il paraflu al posto del sangue, dai. L'eleganza forse era mancata in un certo periodo storico all'Eurovision, ora si è recuperata. Sì, ecco, diciamo, siamo onesti, è vero. È tornato, come dire, ad essere tante cose. Prima era semplicemente facciamo festa, e ci sta. Adesso, come dire, e mi sembra giustissimo, non si può prescindere da quello che sta accadendo nel mondo. Quindi chapeau. Grazie. A voi. Grazie.